Ma vogliamo andare nel bosco? Non ho capito. Sì? Quello? Quel pezzo? Non mi convince. Non mi convince per niente. Ma cosa vuol dire che troverai mostri che non sono di questo mondo, scusa? Perché gli altri che avevo visto erano del mio mondo? Di sto mondo? Boh. Ok, che ne so? Questa? A meno che non devo fare avanti e indietro anche tra i mondi. Che sapete è stato un po' quello che mi ha fatto impazzire su A Link to the Past. Oh, c'è un portacuori lì. Posso entrare qua? Salve! Ma l'avevamo già visto tipo questo? Non l'avevo visto? No, sicuro. Proprio il fatto di arrivare qua. No? Se facessi così. Oh, si gode. Mister Intrigo. Sei là, ovvero quella catena retrattile che hai usato prima là fuori. Sembrava proprio un aggeggio divertente. Ok. Quindi? A quanto pare ormai hai imparato a usare la spada. Sì. Ma chi è questo? Ma vai già via, io che penso di raccontarti qualche storia. Ma io ti parlo, ma non mi caghi. Eh sì, dai. Anche tu sei come me. Boh. Ti piace ascoltare i pettegolezzi? Va bene. È un sacco di informazioni per te. Chiedi pure quello che vuoi, non fare complimenti. Perché? Del nonnetto? Chi è il nonnetto? Il segreto del nonno, eh? Mette la dentiera nell'acqua. La notte. Perché un pettegolezzo in questo caso si tratta di una cosa che ho visto con i miei occhi, stai vedendo. In realtà ho un po' paura a parlartene. Spero che non mi succeda nulla di spiacevole. Non riesco a resistere alla tentazione, devo dirtelo. La prudenza non è mai troppa, perciò sarò breve. È presente il nonnino che va sempre in piazza nel villaggio Calvarico? Si dice che abbia 80 anni. Sì, quello che... Solus... come cacchio si chiamava? Sephiroth. Non credo che sia un nonetto come tutti gli altri. Qualche giorno fa, di mattina presto, l'ho visto al villaggio Calvarico e non riuscivo a credere ai miei occhi. Era su un dito. Era coi coccò. Era i suoi occhi. Esatto, è solo che è iniziato a brillare. Non era così pericoloso. Ho cominciato a fare delle flessioni sul dito, altro che flessioni sulle braccia. A quanto pare nasconde un segreto. Meglio non parlarne, non vorrei rischiare più del dovuto. Beh, è droga quella. Ma raga, cosa devo fare con questo io? Oh, Zelda? Mi piace questa Zelda. Sei curioso di sapere di più sui suoi sentimenti. Se la principessa rimane pur sempre una ragazza, di certo anche lei, come le altre ragazze della sua età, sogna di avere il suo principe azzurro, non credi? Non l'ho mai visto su Link, su Zelda, purtroppo. Credo di sì. Proprio una storia romantica. Si dice che a notte fonda la principessa vaghi per il castello. Si dice anche che sempre di notte si incontri in segreto con qualcuno. Ma che cacchio dici? Curiosità per questa leggeria, una certa persona al castello ha pensato bene di pedinarla. Sai che ha scoperto? Se ne stava ferma in piedi a fissare il grande dipinto che si trova in centro al del palazzo. Che sarebbe l'ultimo, il quinto verso. Pare che dopo aver guardato il dipinto per un po' abbia fatto ritorno. Dopo un po' fa ritorno nelle stanze. Quando poi quella persona si è avvicinata al dipinto si è accorta che... Corta che... Dai! Cioè, questa mi sembra quelle notizie che trovi su internet. Questo ragazzo ha fatto milioni di dollari facendo questo. Puntini, puntini, puntini. Te vai a cliccare perché sei stupido. E ti parte tipo una storia infinita che poi alla fine dice... ha fatto un milione... Ha rubato. Spacciava coca. Cioè...
Il divieto salvifico della telerea alla principessa di molte generazioni prima l'uno all'altra. Da quell'anno in poi questa persona ha seguito la principessa di nascosto più volte. Ogni volta rimaneva fissa nel dipinto. Non succedeva niente di particolarmente interessante. Basta, me ne vado. Mi hai rotto le palle. Piuttosto adesso come torni indietro. Ceppo? Ah, ok, posto. È così alto sto ceppo. Tocca tagliarla, è un po' pericoloso. Che cagata comunque. Cioè, vedete? Ma c'è ancora il mai mai? Oh, c'è un coso. Non è qua dentro però. È qua sopra. Ma vedi che si vede? Ma non è quello comunque. Ce n'è un altro. Ma porca. Ma perché io sti sassi? Cioè, non ditemi che non ho sollevato quei sassi, perché non è vero, l'ho sollevato quel sasso. Però sono sicuro, non ho sollevato quel sasso. È quel sasso lì che mi mancava. Ho sollevato quello di sinistra, ma non quello di destra. C'era un altro, ok? Ho mangiato delle mele o sbaglio? Sono cadute dall'albero. Cosa sta a significare? Allora, il bosco perduto comunque è questo. Da sta parte almeno. Devo vedere poi se ci sono altri mai mai. Lo vedremo. Per adesso continuiamo da sta parte. Sento un mai mai anche qua. Era lì. Oh, ok. Ovviamente. Sarà mai riuscita quella. Non sarà mai così facile entrarci. Un morto! Godo! Una spedizione di salvataggio? Sei solo un moccioso che rottura. Scommetto che sei entrato tutto contento nel bosco e poi ti sei trovato nei guai. No, io non mi sono fermato a riposare mentre tornavo a casa. Perché mi ero rotto tutto qua. Comunque, ti interessano i tesori? Questo è un tesoro speciale che ho trovato mentre passeggiavo. Mica mentre ero in difficoltà. Te lo do per 888 rupie. Non mi serve. Forse mi abbassa il prezzo. Vediamo. Ti vuole coraggio a comprare qualcosa a scatola chiusa da uno sconosciuto. Ma se sei un vero uomo, devi dimostrare di avere fegato. Vabbè, niente, allora lo compriamo. Non hai un'ampolla vuota? Non rompermi, torna quando avrai un'ampolla vuota. Adesso qua, raga, lo picchio. Un'ape dorata. Sei proprio coraggioso. Anche fidarsi troppo degli altri potrebbe essere una rottura. 888 rupie. Allora, abbiamo risparmiato sicuramente. Perché dal tizio là costava. Oh, ciao. 9.999. D'altro canto, l'ape dorata la troviamo nell'erba. Gradi. Sono un po' di difficoltà, nel senso un po' rara. Che ci sono sti ceppi a caso? Per fare percorso? Ambiente? Ah no, ma sti cosi sono dei coccò. Dovrebbero essere dei coccò. In teoria. Fammi andare là sopra a prendere quello. Se è possibile. A meno che ho un'altra idea. Arca vacca, non posso lasciare lo schermo col coco. Ok. No, perché se no salivo sopra quella montagna lì. Aspetta un attimo. No. Scusa, ma non potevo tirare fuori l'asse? No? Non si poteva fare. Mi confondo?
C'è qualcosa che non mi sta tornando in questo momento, raga, eh. Io ve lo dico. Proviamo a tornare un attimo di là. Quel portacuore viene con me, se possibile. Posso provare a volare? Questo è il covo. No, questa è casa del tizio. Che ci ha dato... Provo per sollevare i sassini. Però cosa mi serve? Cioè, non è una roba che cambi qualcosa in questo mondo e allora ti cambia anche di là. No. Devo trovare un modo per salire lì sopra. Ma c'è un cocco anche lì sopra. Allora dobbiamo andare là sopra a piedi. Pensavo di doverlo portare io il cocco là sopra. Porca miseria. Fermi. Fermi. Ho detto che quel portacuore viene con me. E verrà con me. Dai, vieni con me. Svolazziamo qua. Ho preso il palo. È tuo fratello che tanto adesso torna indietro. Che palle. Che sta roba, mo. Che è che mi porta fuori? Meno che... No, non credo. What the fuck? Io come ci arrivo lì, scusa? È giusto? Perché sennò non avrebbero mai messo un cocco là sopra. In un qualche modo devo passare da lì. Allora, o questo ti vogliono fregare e bisogna andare da qua. Però come faccio io da qua? Giù. Sì, vabbè, arriva in Africa direttamente. Quello raga viene a casa con noi. Ed è questo il metodo giusto. Scusa, fammi riprovare da qua. Rimbalza! Ma dal ceppo io non posso salirci, no. Cioè, quel pezzo lì è basso. Quindi non capisco. È basso come... come gradino. Come tetto. Per cui non capisco appunto se posso passare... No, allora, qua avevamo fatto giusto qualcosa. Aspetta, ma io... Posso de... Porca vacca! Mannaggia a me! Non devo andare dritto per forza! Posso tornare indietro col pollo! Allora, di qua non si passa, a quanto pare. Però di qua sì. Oh! E che... Mannucci! Te mi hai rotto le palle comunque. Caghi di pterodattilo. Ok. Mi ero scordato che col pollo... Cioè, non è che me l'ho scordato. Non pensavo che con quel pollo lì potessi... Pensavo magari solo a caduta libera, tipo. Si potesse planare. Qua c'è un... mai mai. Ho sentito. Ma quanto siamo? 40? 43? Facciamo così. Arriviamo... 45? Facciamo un 45 e poi ci buttiamo nel dungeon. Lì c'è un altro. Arrivo. Siete nell'arena col boss. Ma come? Almeno 45. E poi magari mi interesserebbe anche completare il frammento là di cuore. Vediamo un cuore completo. Vorrei un cuore completo di quelli. In modo che poi col dungeon ce ne danno ancora un altro. Quanti me ne mancano piuttosto? Bisognerebbe contare i dungeon che ci mancano. E poi il resto fai con i frammenti. Lì probabilmente ritorniamo nel bosco. Questo non potevamo farle. Qua sotto c'è un mai mai. Mortacci due.
Esploso un Mai o no, non era lì. Spero per lui. Sopra non puoi essere. Ah, ma sei qua. E questi siamo a 45 e a posto. In teoria, per me siamo in regola. Qua c'era il villaggio? Ok. Sto cercando di orientarmi un pochettino, anche, quindi un attimo solo. Però questo è un altro ingresso per il dungeon, che in realtà, vabbè, appunto, arrivati a 45, per me possiamo anche entrarci lì. Mi dispiace avere quel frammento. Tra l'altro i frammenti li abbiamo trovati in giro per i dungeon? Mi sa di no. Mi sa che in mezzo proprio ai dungeon non ci sono frammenti. Forse. Non ne sono sicuro però. Sento un Mai Mai. Potrebbe essere l'uscita di quello là. Cioè magari tipo durante il dungeon si esce da un'altra parte. E ti danno un Mai Mai. Qua c'era un altro comunque. E qua sotto? Yes. Sì, a sto punto magari arriviamo a 50 e nel mentre che cerchiamo quell'altro. Noi qua siamo entrati. Sì, 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 io sono venuto da lì. Eccolo. Ecco il mio quarto. Non serve che arriviamo a 50. Mi va bene così. Sono a posto. Grazie. Questo abbiamo detto che l'abbiamo fatto. Qua c'è il tizio. Ok. Sì, 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 no, qua è tutto a posto. Tutto regolare. Ma però aspetta, prima di andare lì, voglio un attimo fare un'altra cosa. Voglio tornare da Lavio. E anzi, voglio tornare anche dal fabbro. Voglio tornare da Lavio perché voglio appunto capire di più su sta roba degli oggetti che posso comprare, che non li noleggio, ma li compro proprio. Oh, c'è anche questo, aspetta, l'avevamo fatto questo? E poi qua c'è il fabbro, voglio fare anche un attimo il fabbro, perché mi potenzierebbe la spada. Salve, cioè era così facile prendere un cuore? L'ho cercato, ok. Va bene, questi cercano Gree. Mi avete detto, vai dal fabbro che ti potenzia la spada, che c'hai i minerali. Non so se me la potenzia senza Gree. Landulf, non riusciamo a trovare Gree da nessuna parte. Ecco, è un punto. E poi l'abbiamo cercato in ogni posto che ci è venuto in mente. Non pensi che possa essere stato rapito dai demoni, vero? Non è possibile, eh? Vero? Dimmi che andrà tutto bene. Allora, vabbè, non ci fare caso. Piuttosto, Landulf, quello che è con te è un pezzo di minerale supremo. Dove l'hai trovato? Non mi ricordo più. Se ne porti un altro posso rendere la tua spada ancora più affilata. Allora, può farlo ma non adesso, ok. Hai visto Rosso? Avevamo un appuntamento e non si è presentato. Non posso lavorare se Rosso non porta i suoi minerali. Beh, oddio, possiamo andare anche alla miniera di Rosso effettivamente. Questo non va mai. Ah, ok. Ho sentito infatti qualcosa. Possiamo tornare anche alla miniera di Rosso noi. Adesso che appunto possiamo. Che abbiamo. Oh, quanti siete sotto queste mattonelle? Basta, ok. Adesso che appunto abbiamo da sollevare. Perché laggiù c'era da sollevare effettivamente. Possiamo passare anche da laggiù. Prima di andare via. Lavio, benvenuto eroe, una grandiosa notizia per te. La mia bottega che finora si è specializzata solo nel noleggio, ora si dedica anche alla vendita. Ok, allora da adesso lo fa. Un applauso, grazie. Va bene. Da oggi potrai non solo noleggiare ma anche comprare gli articoli. E a prezzi molto vantaggiosi, soprattutto se acquisti oggi. Il primo acquisto rientra infatti nella campagna promozionale. E dai, compra. E dai, ti costa la metà. Promozione valida una sola volta per cliente. Si tratta di un ottimo affare. Spero di continuare a fare acquisti qui da me. Ok. Allora io tipo posso comprare quindi bacchetta del ghiaccio.
600 rupie. Aspetta, gli altri quanto costano? Perché 600 rupie, 400. 400. Mi avete detto appunto, le puoi comprare e saranno tue, anche se muori. 400, ok, allora costeranno tutti 400, tranne 600, anche questa? La compro questa. Guarda che 600 rupie è metà di quello che abbiamo. Grazie per l'acquisto, l'articolo è pacchetto è tuo, non devi più restituirmelo. Ok. Puoi farti accoppare senza problemi, io me ne lavo le mani. Va bene, ti accoppo anch'io adesso, tra poco. Anch'io e Shiro facciamo il tifo per te, tieni duro. Aspetta. No, aspetta il cacchio, finito i soldi, voglio. Oggi ho un'informazione speciale, una cosa che ti sarà molto utile, una notizia che so solo io, Lavio. Ti interessa? Sì, scusa la domanda retorica, certo che sì. Allora lascia che ti parli della gestione veloce. Con questa funzione potrai cambiare velocemente gli strumenti che porti con te. Premendo il pulsante dell'oggetto equipaggiato, ok, accedi alla gestione veloce. Ti permette di cambiare strumento anche mentre cammini, cosa utilissima per gli più impegnati. Quando invece vuoi riflettere con calma su quale sia lo strumento migliore da usare. Usa come sempre il pulsante strumenti. Vabbè, ok. Però è tutto, prova a usare la gestione veloce per un po'. Allora devo cliccare lo strumento. Ah, figo. Ok, ci sta. Mentre cammino anche. Ok. E da qua io gli do l'ok. E me lo cambia. Chiaro? Quindi io sono tipo in giro, bla bla bla. Non devo star lì a premere strumenti, ma basta che premo lo strumento proprio. Sì, beh, può essere sicuramente utile come che si chiama? Con il touchscreen. Ci sta. Fammi tornare un attimo là. Sono Irene, sorpreso? Non c'è nessuno. Mi è intrappolata in quel dipinto e sono mortale e non potevo parlare con nessuno. Allora, era lei davvero. Perciò, grazie, mi hai proprio salvata. Così sarei una dei saggi. Questa sì che è una notizia bomba. Sapevo di avere classe da vendere, ma ora che sono una saggia non potrò andare via da qui per un po'. Non preoccuparti però, Scopin. La mia fida Scopo continua a portarti in giro. Quanto mi manca la mia nonnina? Scopin. Quindi lei è lì in quel coso dove dei saggi. Allora, ok, tutto quanto. Vado un attimo alla miniera di rosso, torno. E questo? Ce ne sono venuto qua per cosa, raga? Scusate un attimo. La miniera di rosso di che? Ma non c'è niente. C'è un cacchio qua. Cioè, va bene, posso entrare qua dentro? Spero ci sia qualcosa qua dentro. Parola dell'Arnulf. Questo è il Monte Morte. Sì, lo so, la montagna serrata nel ghiaccio. Anche qui uno dei sette saggi attende il tuo aiuto. Il tuo spirito è forte come una roccia. Tu devi non resistere a lungo, intrappolato da quei ghiacci perenni. Così parla Hilda di Lorl. Non. Non so dove sono, ma va bene. A parte, vabbè, perché c'è il ghiaccio, tipo. Che è successo? Per avere il ghiaccio? Strano. Cioè, in realtà è figo. Anche proprio come per dire, da una parte c'è la lava e tutto, da questa c'è il ghiaccio. E io sono sicuro che devo andare da quella parte lì. Però se vado di qua, cosa abbiamo? Svegliati, non so che. Sento schiettino.
Facciamo giusto sto pezzettino. Toh, te vieni con noi. Se riusciamo ad arrivare a 50, si gode. Giusto, giusto per. Ah, belli, quelle palle di neve. Ma questo mi sembra un Pokémon. Sembra tipo Soak. Che hanno il kimono. Sto per morire. Mi uccidete, please. Prendete il Tektite. Posso avere un cuoricino? Please. Lì potrei forse lasciarmi cadere. No. Questo è pericolo. Questo è pericolo e non abbiamo neanche niente per curarci. Tranne queste fatine del cacchio che le ho già finite. Oh, questi robi. Questi robi fanno danni, eh. Occhio. Pericolosissimi. Lanciarocce. Piano. È perché vengono anche un pochettino. Ma. Porca vacca. Questo non va bene per niente. Mi riprendo ciò che ti avevo noleggiato. Quindi tutto. Tranne la bacchetta del fuoco, che è lì nostra. Allora, va bene, chiaro. Devo andare a rubare dei soldi. Ho bisogno di rubare soldi. Però facciamo una cosa. E adesso però non posso ricomprare tutto prima del. Che palle. Cioè, non ho i soldi per ricomprare tutto. Però. C'è da dire che al Monte Morte di là ci arriviamo. Perché abbiamo il teletrasporto easy. Facciamo una cosa. A parte che sentivo un mai mai. C'è un mai mai qua da qualche parte. Facciamo una cosa. Facciamo che rubo i soldi. Cioè, l'ho detto che appunto avrei preso quei soldi, no? E tutto. Che cacchio stai qua nell'albero da solo? Sì. L'avrei detto che appunto dobbiamo tornare però all'Orul. Dobbiamo tornare di là. E andare al Calbarico perché c'è quel tizio che fa i magheggi con gli scrigni nella casa del forziere. E quindi noi gli andiamo a rubare i soldi. Ok. Ok, allora, ho fatto un po' di soldi, tra l'altro bellissimo perché prima appunto sono riuscito, ho aperto tutti e tre gli scrigni con le tre gold rupees a caso. Cioè, l'opzione, il modo diciamo è salvo prima di aprire, apro tre scrigni a caso, solitamente tre vicini perché appunto così faccio prima, vedo dove sono le tre rupie dorate. E poi appunto carico il salvataggio e vado a recuperare le rupie. Li ho trovati tutti prima. Vabbè. Questo. No, questo è un altro, non c'entra un cacchio. Allora, non ho fatto il massimo, che mi sa che è 9999. Ma va bene. Mi dici qualcosa? Sei ancora qui? Mio marito, tu, gli uomini, sono tutti buoni a nulla. Vuoi sapere se hai visto Gri? Chi sarebbe? Un bambino? Non li sopporto i bambini. Ah, cacchio, peccato. Se non mi dicesse qualcosa. Sarebbe stata una svolta. E no, vabbè, pensavo che mi teletrasportasse, ma no. Non so neanche se c'è. Non c'è a casa mia. Ah, sì che c'è il teletrasporto a casa mia. Cacchio, ma è sotto. Fermi. Fermi, 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 fermi. Dov'è casa mia? Qua.
E appunto adesso che ho i soldi compro tutto. Tutto. Poi li andremo a rifare molto probabilmente. Però adesso li compro tutto. 9.400 bastano. C'è un'altra cosa che vorrei dirti sulla gestione veloce. La notizia di oggi riguarda la cernita nello schermo di selezione degli strumenti. Allora, la cernita utilizza la barra di schermo orizzontale. Ti piace dare un'occhiata al touchscreen? Ho visto bene cos'è. Seleziona. La dimensione della cornice blu cambia, così puoi modificare il numero degli strumenti inseriti nella gestione veloce. Ah, beh, figo! Figo anche questo! Potremmo unire gli oggetti velocemente presenti alla gestione veloce più. Vabbè, più velocemente. A me piace tenerlo al centro, ma tu puoi sperimentare un po' per vedere come ti trovi. Beh, questo è figo. Provo a usare la cernita. Cioè, praticamente posso. Vabbè, posso farlo solo con quelli verticali. E solo praticamente spostandolo verso destra. E io in questo modo, praticamente, quando vado a fare la selezione veloce, se faccio così, prendo solo questi quattro strumenti della selezione veloce. Quelli che appunto mi seleziona qua. Qua ne prendo 8, 12, 16 o 20. Questa è una cosa molto interessante perché per appunto scorrere tra 20 oggetti e scorrere tra 4 oggetti, ovviamente è più veloce. Ci sta. Questa ci sta. Però adesso io ti compro tutto. Grazie mille, non è più niente. Finalmente sono riuscito a vendere tutti i miei strumenti. Un bel applauso. A chi? A te. Grazie alle tue imprese anche io ho guadagnato bene, niente male. Però devo dirti che è sorto un nuovo problema. Da oggi la bottega di Ladvio chiude. Che vuoi? Non ho più niente da vendere. Accidenti a te, hai comprato tutto. E che sei triste? Tutto colpa tua, solo tua. Se vuoi una bottega da vendere la roba, devi comprare la roba per venderla dopo, no? Scusa. Sto spiacendo, dopo la tempesta arriva un po' di tranquillità, ma sai come si dice? La fine di qualcosa è sempre l'inizio di un'altra. Se provi a vederla così non ti senti già emozionato? Adesso devi pensare con calma cosa fare del tuo futuro, eroe. Grazie per esserti servito dalla mia bottega. E te di casa mia, cioè. Bocca al lupo per le prossime avventure, Yoshiro, siamo con te. Va bene, ma lo troviamo qua lui ancora? O tipo adesso cambio da qualche parte lui va. Va via. Tipo. No, perché noi adesso possiamo fare anche un'altra cosa. Perché con sti soldi voglio tornare alla fata radiosa a darglieli. Proviamo a dargli altri soldi. Adesso purtroppo non mi ricordo quanti gliene avevo dati tempo fa. Quindi io continuerò a lanciargliene 200 alla volta. Poi se magari appunto. Perché è strano che mi dia 50 come opzione. Però se magari a un certo punto mi dice. Guarda, se gliene dai, cioè magari tipo dopo 3250 ti dà l'ok. Vabbè, chi se ne frega, nel senso, va bene. Fammi già che ci sono, catturare queste. Vai dall'ampolla piccolina. E ok. L'ape non so cosa facciamo, boh. Bisognerebbe vedere quanto ho speso. Ristoratori, quanto abbiamo speso secondo voi? Ah, era finita. Ah, ok. Mi stavo preparando per dire quanto ci metterò. Mi ha dato un'ampolla. Allora, non era proprio quello che mi aspettavo. Mi aspettavo un portacuore, sinceramente. Però, boh, anche l'ampolla va bene. Quattro ampolle, raga. Mi sa che è il massimo. Solitamente sono 4. No, aspetta, forse anche 5. In Twilight Princess quanti erano? 5? 4 o 5? Non mi ricordo. Boh, comunque buono. Allora, adesso cosa possiamo fare? In realtà nient'altro. Cioè, penso che sia ora di andare al dungeon. Finalmente. Oh, sto trovando robe, raga, fermi. Mi sto avventando in posti. E te scavate le palle.
mi sto mettendo in posti che... Aiuto. Questa è casa mia, vero? Noi dobbiamo andare anche qua. Devo trovare un modo per passare in casa mia. Posso bruciare tutto? Che c'ho la bacchetta del fuoco, non posso bruciare roba a casa mia? Non è possibile. Perché il fatto che posso mettermi dentro... Forse dal camino? Può essere, magari da dietro. Oh boy. Oh boy. Togli sto retino. Fuck yes. Ah, ci entro senza dal muro, ok. Neanche dal camino, però. Proprio sfonda la porta. E quindi dicevamo che 5 ampolle. Penso che possono essere tutte 5 ampolle in realtà. Ne sono sicuro adesso. Sì, bene. Le ampolle le abbiamo. Cos'altro posso fare qua? Posso fare qualcosa, non mi ricordo se qua c'era un dungeon. Mi pare di aver sentito. Ah, è qua, ok. Vieni giù. Ma quanto siamo più che altro? 53? 52? 52? E quella roccia lì, scusa un attimo. No, questa è una roccia che posso far esplodere. Ma mi serve la bomba gigante. Fermi un attimo, io devo portare la bomba gigante qua? Scherzando? Qua? No, me ne danno un'altra. Me ne daranno sicuramente un'altra. Non devo venire qua con la bomba gigante, io, vero? Non scherziamo, eh? Ma qua ci ritroviamo. No, raga, ma sono pazzi. Vabbè, ma io raga sto cercando di capire un attimo il percorso che devo fare. Cioè, mi stanno veramente chiedendo di portare sta bomba là. Perché il problema di sta bomba è che appunto non devi... A seguirti ti seguono, non devi farti colpire dai nemici. Oh cacchio. Se io non devo farmi uccidere, dov'è che devo portarla? Fammi un attimo vedere. Ok. Tocca stare un attimo attenti, eh. Cioè, devo capire bene che percorso fare. C'è un mai mai. Fermi, 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 fermi. Era qua? Qua c'era l'ingresso. Fermi. Ma se mi colpiscono a me va bene, non è che mi... Eccoli lì. Allora, buoni. No! Calma. Vieni qua, bomba. Va benissimo. Va benissimo. Bisognava portare lì. Il fatto è che ne devo portare un'altra. Io bisogna portare un'altra per liberare l'ingresso di quello. Oh, grazie. Altri due, vabbè, forse secondo me non mi ricarichi anche la vita che mi dava fastidio. Palle. Ok. 100? 300? 400 rupie è un coso? Vabbè. Bisognerebbe portarne un'altra qua adesso. Che è però l'ingresso del dungeon. Quindi... possiamo farlo come possiamo non farlo. Però ho detto che avrei fatto adesso quell'altro. Quindi andiamo a fare quella. Basta. Basta
Basta, raga, dobbiamo andare a fare quell'altro dungeon.